Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con questo nuovo video che attendevo veramente tanto di fare. Arriva la SF23 di Charles Leclerc per la prima volta, compresa della sua meravigliosa figura. Ebbene, eccoci qui, come sempre, di questa uscita devo ringraziare i miei amici di Car Model che sono stati gentilissimi ad inviarmela, li ringrazio sempre tanto, sono puntuali, veloci, precisi, vi fanno un imballaggio proprio a prova di bomba. Ve li consiglio assolutamente, vi ricordo che sotto in descrizione troverete tutti i link per il loro sito, i link diretti a ciascuno di questi modelli che assolutamente vi consiglio. Come vi dicevo, oggi scopriamo la SF23 scala 1 a 24 con la figure di Charles Leclerc in scala 1 a 24. È un'assoluta novità, sinceramente non avevo mai visto un prodotto del genere, sono molto contento di vederlo. Sarà anche bello creare magari delle vetrine con Charles sopra la macchina, secondo me ci sta veramente. Ragazzi, ma come sempre, prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione all'insù, mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist del modellismo dove potete trovare tutti quanti gli altri video che facciamo su questo meraviglioso mondo e non dimenticate di venire ad unirvi al mio gruppo Telegram e video di modellismo che vi lascio qui sotto, utile ed importante per essere sempre aggiornati su tutto quello che riguarda questo bellissimo mondo. Allora, io direi che possiamo iniziare dando uno sguardo alla scatola. Come vi raccontavo, ci ricorda che è una scala 1 a 24 e che comprende il pilota Charles Leclerc con il suo casco 2023 Burago SF23 Formula Racing e potete assolutamente vedere la figure. Sono proprio curioso di scoprirla, è un prodotto che ho visto mi piace. Per ora, se non sbaglio, c'è anche la Mercedes di George Russell e anche la Red Bull di Sergio Perez, ma come detto in descrizione vi lascerò tutti quanti i link. Questa è la bellissima cosa che potete fare, si va a creare questo diorama con Charles sopra l'auto, sicuramente molto interessante. Allora, io direi di non chiacchierare ancora troppo e andiamo ad aprire il nostro modello. Quindi tiriamo fuori la Ferrari, anzi facciamolo da questa parte così la vediamo per bene. Eccola qua. Come potete vedere, la macchina è fissata sul cartone. Vediamo un po' di togliere subito Charles, se riusciamo. Stiamo attenti perché assolutamente non voglio rovinarlo. C'è dello scotch, quindi dobbiamo stare un pochino attenti. Allora, vediamo un attimino di tagliarlo. Ok, dovrei esserci riuscito. Come vi stavo dicendo, bisogna fare attenzione perché, insomma, rovinare subito così il pilota non ci sta per nulla. Allora, vediamo un po' adesso se riusciamo a scastrarlo dalla plastica. Eccolo qua. Allora, iniziamo dunque dal pezzo forte, io lo vorrei definire, dalla novità, la figure di Charles Leclerc. Allora, mi piace, devo dire, guardate come è stata ben scolpita la tuta, si possono vedere tutte quante le righe e questa è una cosa che mi piace. Abbiamo il logo Ferrari, logo Puma, guardate tutti gli altri sponsor, immancabile la Shell e il numero 16 sulla coscia destra. Il casco è stato fatto molto bene, guardate, nonostante, insomma, la scala 1 a 24 non è grandissima, ma si vede molto bene il numero 16, si vedono molto bene gli sponsor e peraltro abbiamo anche l'aggancio che i piloti utilizzano per tenere la testa ferma quando sono all'interno del cockpit, quindi un altro dettaglio sicuramente molto interessante. È bello, ragazzi, io vi dico, secondo me si vanno a creare dei diorami veramente molto interessanti. Poi, insomma, se Burago avrà intenzione di continuare questa serie, immaginate che belle che poi che possono essere. Io mi auguro veramente tanto che magari ci facciano anche qualcosa del passato, no? Mi viene in mente uno Schumacher, una Ayrton Senna. Insomma, mica male. Comunque, il pilota è molto semplice, è di plastica, è leggero, ma come vi stavo dicendo, secondo me è veramente molto ben fatto e poi sono sicuro che l'effetto che ne risulterà sarà molto buono. Allora, adesso andiamo a togliere, abbiamo bisogno di un cacciavite semplice a stella e rimuoviamo
il cartone dalla nostra Ferrari. Quindi eccoci qua, semplice, non abbiamo bisogno di cacciaviti particolari. Quando parliamo di Burago ci mettono delle stelle semplici e devo dire io l'apprezzo molto, perché insomma queste viti strane con la punta a testa triangolare che creano un sacco di problemi, io sinceramente non ne vedo l'utilità. Comunque intanto abbiamo svitato la prima vite, procediamo anche con la seconda, così da liberare definitivamente la nostra SF23. Perfetto, ci siamo. Tutte e due le viti sono andate ed eccola qua la nostra SF23 di Charles Leclerc. Allora, questa è una scala che per molti anni è stata abbastanza rara, non utilizzatissima. Sicuramente sta avendo molta luce con le collezioni da edicola che noi stessi stiamo facendo, di conseguenza ci stiamo abituando a questo tipo di scala. È una scala secondo me molto interessante perché è grande, permette di avere dei dettagli molto molto buoni e permette di non occupare troppo spazio, perché insomma le 1 a 18 sicuramente se le possedete sapete che occupano un bel po' di spazio. Queste sono sicuramente non tanto quanto le 1 a 43, ma sono più facili da sistemare e come vi dicevo però garantiscono un livello di dettaglio molto accurato, sicuramente molto superiori alle scale 1 a 43. Io vi dico la cosa che adoro di Burago, che vi sottolineo sempre, è la trama di finto carbonio. Loro sono bravissimi, abbiamo visto proprio pochi giorni fa la 1 a 43 di Carlos Sainz che potete vedere lì e che vi lascio anche qui sopra, andatela a recuperare se ve la siete persa, guardate che bel lavoro che fanno sull'ala anteriore. Possiamo trovare la stessa trama sulle sospensioni, questo è un dettaglio che vi racconto sempre, adoro, e che è ancora più bello, nonché ancora più raro, sul fondo dell'auto. Perché vi dico così? Perché gli altri modelli quasi mai hanno il fondo dell'auto con la trama di finto carbonio, qui noi ce l'abbiamo e guardate che bello che è. La stessa cosa è sulle sospensioni posteriori, la stessa cosa sull'ala posteriore munita poi della scritta grande Ferrari, che devo dirvi è una delle parti che mi piace di più per questa SF23. Le colorazioni sono perfette, abbiamo le wing sopra le ruote bianche come è la macchina di Charles Leclerc, quindi anche sotto questo punto di vista ci siamo. Stavo guardando anche le borchie sulle gomme, che secondo me sono state fatte molto bene, le decals Pirelli sono molto ben delineate, buono anche il dado di colorazione gialla. Possiamo vedere anche una decals di carbonio sulla pancia laterale, la possiamo ritrovare anche sulla pinna centrale, completamente nera anche sulla parte superiore. Dopodiché andiamoci a guardare l'interno del cockpit, dove possiamo vedere il volante che è stato ben colorato e ben riprodotto, si intravede il display, si vedono anche numerosi pulsanti e sul sedile possiamo vedere le decals delle cinture di sicurezza, che però non sono delle semplici decals, perché se ci fate caso il sedile è scolpito e questo è sicuramente un dettaglio molto migliore, dal momento che quando vengono proprio applicate pure semplici le decals sul sedile risultano molto finte. In questo caso secondo me il risultato è migliore. Stavo vedendo anche il tubo di P2, è stato migliorato, ha la base doppia, il doppio piedino, quindi questa è un'altra cosa che mi fa piacere. Andiamoci a guardare la parte posteriore, abbiamo un bellissimo faro LED fatto bene, sia il contorno giallo sia tutti quanti i puntini dei LED, buono anche lo scarico di colorazione cromata. Volevo terminare la recensione facendovi vedere anche la parte bassa dell'auto, dove sono stati scolpiti i canali Venturi. Anche qui troviamo tutta la trama di finto carbonio, quindi altro dettaglio sicuramente molto interessante, e poi insomma vedere questa scultura fa sempre un bel effetto. Completiamo questo video facendovi vedere questo effetto di diorama che si può creare con il personaggio, perché andando a posizionare Charles Leclerc sul muso dell'auto, guardate che spettacolo che andiamo a creare. Come vi raccontavo, magari adesso potrebbe sembrare poco, ma immaginate quando andate a mettere più macchine con queste figure, secondo me l'effetto ne risulta davvero spettacolare. Lo potete mettere anche vicino, non per forza sull'auto, lo potete mettere anche davanti, ma insomma qui vi potete sbizzarrire a seconda di quello che più
preferite, l'effetto è molto ma molto buono. Ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale e premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like bellissimo come questa Ferrari e come la figure di Charles. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate. Se avete intenzione di acquistarla anche voi, vi ricordo che sotto in descrizione vi lascio i link diretti a Car Model, dove potete trovare questi meravigliosi gioiellini. Io vi do appuntamento con i prossimi episodi. Io non escludo la Red Bull di Max Verstappen, devo dirvi che mi ha particolarmente intrigato. Restate sempre super sintonizzati. Qui da Visio e dalla SF23 di Charles Leclerc è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao!